Leri, candidata a sindaco a Giarre per il Partito Democratico, una donna che ha messo d'accordo quasi tutti, quasi tutta l'area del PD. Perché? Perché ho rappresentato il Partito Democratico in Consiglio Comunale per 8 anni, sono ancora il capogruppo del PD, ho fatto 8 anni di attività istituzionale coerente all'opposizione delle amministrazioni che hanno governato Giarre negli ultimi 8 anni, incarnando e rappresentando una serie di istanze che sono state da me denunciate, dei problemi che sono stati affrontati, sviscerati. Ho provato, pur non essendo al governo della città per 8 anni, anche a dare delle soluzioni per la risoluzione di quei problemi, anche se spesso il silenzio e l'incapacità di ascolto dell'amministrazione non hanno fatto sì che quelle politiche divenissero realtà. Cos'è mancato a Giarre negli ultimi anni? Negli ultimi anni è mancata l'idea che per governare non bisogna essere da soli, che bisogna ascoltare più che parlare, che bisogna capire qual è il malessere della città. Ed è mancato lo stare in mezzo alla gente, che è la cosa fondamentale per chi fa politica, quindi la capacità di girare per le strade. La politica soprattutto in un comune si fa vivendo la città, sentendo i suoi problemi, le sue difficoltà e mettendosi a disposizione, a servizio di tutti i cittadini, perché questi possano sentirsi degnamente rappresentati. Null'altro può fare un'amministrazione se non questo, null'altro può fare un consiglio comunale se non questo, quello di rappresentare veramente la città e ridarle dignità soprattutto, perché già ha perso dignità, ha perso il suo ruolo di capofila dell'area ionica etnea, è stata quella parola che è più utilizzata, è abbandono. Invece noi vogliamo provare a sostituirla con altre parole e sicuramente la faremo: coraggio, impegno, responsabilità, speranza e futuro. La prima cosa che farebbe se fosse sindaco? La prima cosa che farei, ci sono tantissime cose da fare, però ci sono delle cose che possono essere fatte immediatamente, per esempio il ripristino della sosta breve per le strisce blu, quindi ritornare ai 40 centesimi che sono consentiti in tutte le città, mentre Giarre ha la tariffa più alta in assoluto, ritornare ad aprire i parchi che sono stati chiusi, a curarne il verde e a renderli soprattutto fruibili dalle madri, dai bambini, dalle famiglie, da tutti coloro che non sanno neanche dove andare a passeggiare, custodirli, renderli luoghi belli e sicuri. Perché il decoro urbano, la cura del verde sono il segnale della vivibilità di una città e Giarre non è più vivibile, né per le donne, né per i giovani, né per gli anziani, né per i diversamente abili, che sono stati assolutamente dimenticati. Il programma che abbiamo presentato, non ho presentato un programma guardando a me stessa, ma partendo dal confronto con gli alleati, dall'ascolto dei cittadini, delle associazioni, di tutti coloro che possono dare un contributo per il miglioramento di Giarre. Questa è stata la base di partenza della mia candidatura e i punti salienti ovviamente sono le giovani generazioni che rappresento e che non mi posso permettere di illudere. Quindi politiche a sostegno dello sviluppo, dell'imprenditoria giovanile e femminile, perché un comune può essere un ponte reale tra coloro che vogliono spendere le loro energie, le loro idee nella città dove sono nati e cresciuti e che spesso sono costretti ad andare via. Quindi nel centro storico della città, che è un centro storico quasi spettrale, che è un centro storico dove mancano adesso i caffè concerto, dove mancano i luoghi che devono essere riempiti di contenuti, di idee, anche di buona musica, perché no? I giovani a Giarre si sentono ospiti e vanno altrove. A quelle giovani generazioni io ho il dovere in prima persona di dare una speranza, perché sono i miei coetanei, sono le persone con cui sono cresciuta e mi spendo soprattutto e anche per loro. E poi lo sviluppo inteso come commercio artigianato, che sono stati sempre il cuore pulsante della storia, della ricchezza e dello sviluppo di Giarre. Un commercio artigianato che sono stati lasciati a leccarsi le ferite
da un comune, da una pubblica amministrazione che forse non è stata pronta ad accompagnarli, a consigliarli, a sburocratizzare, a snellire alcune pratiche, che non ha capito le difficoltà che queste associazioni di categoria sono costrette ad affrontare quotidianamente. Un'area artigianale che dovrebbe essere il fiore all'occhiello della nostra città, l'uscita del casello autostradale, che vede i capannoni occupati da aziende molto operose. Che però vede mancare la cura di base di quell'area attorno, che vede le erbacce alte, che non vede un cespite che nasce all'interno dell'artigianale come raccordo e promozione dell'artigianato locale per i consorzi che dentro l'artigianale ci sono, vede un cespite abbandonato. È mancata la pubblica illuminazione dentro l'artigianale, sono mancati proprio quei servizi di base che potessero dare quello slancio a chi opera con fatica e comunque dà occupazione ai giarresi e ai lavoratori del territorio di Ottoneo tutto. È un commercio che ha bisogno di un traino importante perché basta camminare per le strade di Giarre, le strade commerciali per l'eccellenza, quindi la via Gallipoli e il Corsidale, per vedere tantissime botteghe chiuse. Tantissime botteghe chiuse, tantissimi negozi che hanno abbassato la saracinesca. Bisogna far sì che Giarre diventi una città sicura e che quel centro commerciale naturale che Giarre ha rappresentato nell'intera area ionico-etnea torni ad essere tale. E perché il comune altro non può fare che dare coraggio a quei commercianti e utilizzare tutti i mezzi, tutti gli sgravi, tutto quello che è consentito perché chi ha ancora il coraggio di scommettersi nel commercio giarrese possa sentirsi tutelato, accompagnato e soprattutto indirizzato da un'amministrazione competente, che abbia anche collegamenti fuori da Giarre e che riesca a intercettare idee, risorse, buone pratiche, che poi di altro non sono che quello che rende appetibile, attrattivo un territorio per gli investimenti, per le imprese, per i commercianti e per gli artigiani. Adesso è arrivato il momento di cambiare, ma di cambiare passando dai banchi dell'opposizione al governo della città. La cosa importante è governare una città per cambiarla e quindi noi ci candidiamo ad un ruolo di governo, ad un cambiamento che non sia un cambiamento da slogan, ma che sia un cambiamento nel modo di fare politica, di vivere la pubblica amministrazione, che sia un'amministrazione trasparente, che sia un'amministrazione veramente accessibile a tutti. Che gli atti di quell'amministrazione possano essere letti, compresi e richiesti da tutti i cittadini in un rapporto stretto con l'anticorruzione, utilizzando tutti quei sistemi che rendano i cittadini partecipi di quella che è l'attività istituzionale del palazzo. Perché bisogna capire che il palazzo deve essere il palazzo di tutti e che il palazzo di tutti al giorno d'oggi vuol dire accessibile a tutti nell'attività politica, nell'attività per come si spendono le risorse pubbliche. Nel programma abbiamo dato grande importanza all'accesso da parte di tutti i cittadini, lo faremo con delle piattaforme dedicate ai soldi pubblici che vengono spesi dalla pubblica amministrazione, all'attuazione vera del tema del bilancio partecipato, quindi del 2% degli investimenti da decidere insieme ai cittadini per raccogliere le loro proposte. E perché anche un'amministrazione possa essere sentita vicina dalle frazioni che sono state dimenticate dalle amministrazioni che hanno governato e che hanno preso i voti e poi sono scappati, lasciando le buche nelle strade di quelle frazioni, lasciando le erbacce, lasciando le discariche abusive, avendo sbandierato tutti una raccolta differenziata che non è stata mai attuata né nelle frazioni né nel centro storico. E quindi i cittadini sono disillusi e sono stati abbandonati dopo 2 anni e mezzo da un sindaco che avevano eletto, da una coalizione che avevano eletto. Bisogna ridare la speranza a quei cittadini di credere nella politica, nella buona politica, in politiche perché io ritengo che all'orizzonte ci sono delle cose, come dicevamo prima, che possono essere fatte subito, ma l'orizzonte di chi si candida a governare deve essere il 2021.